Ciao e benvenuta in questo nuovo episodio di My Wistful Vampire. Non vedo l'ora di proseguire con la storia, quindi non voglio perdermi in chiacchiere, direi di andare subito avanti. Oh no, poi noto che Samantha si sta dirigendo verso di me, circondata dalle sue amiche. Speravo che non ci fosse. Ovviamente mi osserva come fossi un insetto schifoso, quando invece è lei. Spero sinceramente che il karma esista. Oh, sì, che esista. Allora, Davina, sei uscita dalla caverna? Vedo che hai fatto uno sforzo. Ma sai, il trucco non fa miracoli. Parli tu, mentre giri con 10 strati di trucco sulla faccia? Vuoi la guerra? L'avrai. Il volto di Samantha si fa rosso di rabbia. Stringe i pugni. Ho la sensazione che voglia colpirmi. Non credo che lo farà, però. Ma riprende velocemente la sua aria arrogante e si spinge i capelli all'indietro. Non ho tempo da perdere con le nullità come te. Divertiti tutta da sola, sfigata. Non ha torto. I minuti passano e io rimango da sola. Dove è andata Sara? Qualche ragazzo cerca di fare conversazione, ma non ho troppa voglia di rispondere alle loro domande. Finiscono per stancarsi del mio silenzio e andare a cercare una ragazza più amichevole di me. Mi infastidisce un po', non mi importa. Mi infastidisce un po'. Perché gli uomini non sono un po' più perseveranti? Che fastidio. Presto si formano delle coppie e io non riesco ad impedirmi di pensare al mio vampiro dagli occhi verdi. Ma Peter non poteva venire, uffa. Perché sono venuta? Mi rendo conto che era solo per attirare la sua attenzione. Riconosco che il mio comportamento è quello di un'adolescente bisognosa d'amore. Sospiro, voglio andarmene. Mentre mi perdo in questi pensieri deprimenti, Loan viene a sedersi vicino a me. No, allora c'è alla festa. Non sembri stare bene, Davina. Avevamo fatto tanto per evitarti. Sono sorpresa dalla preoccupazione sincera che sento nella sua voce. Vabbè, rispondo sinceramente. La verità è che mi pento un po' di essere venuta. Ti annoi? Non si vede? È solo che non mi sento troppo a mio agio qui. Perché una bella ragazza come te non dovrebbe sentirsi a suo agio in questo genere di feste? Non posso fare a meno di sorridere, anche se Loan tende ad irritarmi. Stasera sembra quasi simpatico. Posso avere questo ballo? Oddio, me lo sta chiedendo veramente. Ma sai che c'è? Ma perché no? Siamo ad una festa. Ballare potrebbe aiutarmi a dimenticare un po' Peter. Oh no. E farebbe tanto arrabbiare Samantha, quindi ok. Mi trascina verso il fuoco, dove le altre coppie stanno ballando su della musica contemporanea. Loan non riesce ad evitare di far vagare le mani lungo la mia schiena, i miei fianchi. Infastidita, metto rapidamente fine al nostro ballo. Beh, sei un marpione, una piovra sei. Vai a quel paese. Oh, eccola lì. Si allontana e si dirige verso Samantha, la quale sembra abbastanza infastidita dal fatto che sia venuto a parlarmi. Piccola Vittoria. Mi risiedo sul mio fedele tronco d'albero e cerco Sara con gli occhi. Sta parlando con entusiasmo con un gruppo di ragazze. Quando distolgo lo sguardo, vedo, un po' più lontano, la figura di una bambina. Sobbalzo, spaventata. Una bambina nel bosco. Che ci fa una bambina qui? Mi avvicino lentamente. Lei si mette a ridere e si allontana di corsa. Aspetta! Le corro dietro e la ritrovo un po' più in lontananza, tra i boschi. Ha un bel vestitino rosa e dei grandi occhi neri. Mi fa segno di seguirla. No, ti prego, non seguirla. Oddio. Vabbè, io la seguo per curiosità, però mi sa che finirà male la cosa. Sembra volermi mostrare qualcosa. Voglio sapere di cosa si tratta, spero non il suo corpo. Lei ride e io seguo il suono della sua risata infantile. No, perché è un fantasma qui. Dopo un po' mi ritrovo da sola in mezzo ai boschi. Mi rendo conto di non riuscire più a sentire le voci degli altri. Oddio, ci siamo perse. La bambina si trova di fronte a me, sorridente.
Ora che sono più vicina, mi rendo conto che è solo una visione. Già, non è umana. Cioè, non è in vita. Mi avvicino ancora di più. Sembra volermi dire qualcosa. Vuoi giocare con me? Ma anche no, grazie. Ride di nuovo, poi svanisce improvvisamente in una ventata d'aria. Senza la luce proveniente dal suo corpo spettrale, non vedo più niente, perfetto, panico. Entro nel panico, ma è ovvio, cioè, oddio, aiuto. Mi rendo conto di essermi inoltrata nel bosco. Non riesco a vedere più nulla. Sono circondata da rumori spaventosi. Improvvisamente sento l'ululato di un lupo. Ci sono dei lupi in questa foresta. Questo è troppo. Entro totalmente nel panico. No, vabbè, il lupo dovrebbe essere nostro amico, in teoria. Cerco di tornare sui miei passi, ma non riesco più a ritrovare la strada. Mi rendo conto di essermi totalmente smarrita. E adesso? Per fortuna ho il cellulare con me. Sì, nel bosco. Lo tiro fuori e cerco di mandare un messaggio a Sara. Il telefono vibra. Non c'è ricezione. È ovvia la cosa, no? Oddio, oddio! In tutti i film dell'orrore, la ragazza che si allontana un po' troppo è la prima a morire, tra atroci sofferenze. Già. Mi poggio ad un albero, mi rendo conto di stare tremando. Sono assolutamente terrorizzata. Ma ci viene qualcuno a salvare o no? Che mi succederà? Perché sono così stupida? Il professor Jones mi aveva avvertita, mai fidarsi dei fantasmi. Alcuni di essi sembrano inoffensivi, altri volere vendetta. Il passato non è mai certo, non è affidabile. Penso a Peter, ti prego, vienimi a salvare. Non riesco a fare a meno di pensare a Peter. Potrei non rivederlo mai più. Mi ritrovo a pregare che mi trovi e mi salvi. Mi inginocchio e chiudo gli occhi, pregando che quest'incubo finisca presto. Ho tanta paura, tremo come una foglia. No, vabbè, non ci credo. Davina? Ma è veramente Peter o stiamo sognando? Esatto, me lo sto immaginando. Come potrebbe Peter essere qui? Sto sognando, cioè non ci credo. Ma è veramente lui? Improvvisamente sento una mano, fredda e gentile, posarsi sulla mia spalla. Sollevo la testa, terrorizzata. Ma che ci fa qui e come ci ha trovato soprattutto? Davina, sono io. Lo vedo e mi fa pure piacere la cosa. Il bel volto di Peter è chino su di me, i suoi capelli neri gli cadono sulla fronte e sulla mascella quadrata. Non posso crederci, è davvero lui! Senza riuscire a controllarmi, gli salto addosso e lo stringo tra le mie braccia, singhiozzando. Ho avuto tanta paura. Inizialmente non muove un muscolo, il suo corpo rigido come il marmo contro il mio. Ma come? Non si aspettava l'abbraccio, forse? Poi, lentamente, passa una mano sulla mia schiena e l'altra sui miei capelli, cullandomi dolcemente. Lo ringrazio perché mi ha appena salvato la vita. Grazie, Peter. Io mi sono persa. Sono così felice che tu sia qui. Ma tra parentesi, come fai ad essere qui? Come mi hai trovata? Gli sento respirare il mio profumo, il suo naso nel mio collo. Poco a poco la paura viene rimpiazzata da un altro sentimento più piacevole. Che fai qui tutta sola? Posso farti la stessa domanda? Mi sussurra ad un orecchio, la sua voce cupa e profonda. Non posso fare a meno di rabbrividire. Credevo di aver visto qualcosa, volevo controllare. Sento nuovamente il panico montare dentro di me. Mi accarezza dolcemente i capelli e mi sento immediatamente meglio. Va tutto bene adesso. Non può succederti più nulla. Sei al sicuro. Mi sento al sicuro con lui. Le sue braccia muscolose mi stringono contro di sé. Respiro il suo profumo ipnotico. So che vuole proteggermi da tutti i pericoli di questo mondo. Mi allontana dolcemente, riesco a malapena a vedere i suoi occhi verdi nell'oscurità, ma sento che lui riesce a vedermi perfettamente. Mi riprendo gradualmente, quando improvvisamente mi sovviene una domanda. Oh, finalmente! Ehi, ma tu che ci fai qui, Peter?
Non lo vedo, ma sento che si sta passando una mano fra i capelli. Un gesto abituato a fare quando si sente a disagio. Eri preoccupato e ci hai seguito, vero? Non mi sentivo tranquillo a saperti a questa festa tra i boschi. Meno male che sei venuto. Il mio cuore accelera, non sono capace di controllare le mie reazioni quando sono con lui. Sono venuto a vedere se fosse tutto a posto, con discrezione. Non dovevo interferire o disturbarti, te l'assicuro. Come dargli torto la prima. Peter mi ha salvata da quello che sarebbe potuto diventare un incubo. Se non fosse stato per lui, chissà cosa sarebbe potuto succedere. Quindi sono piuttosto felice che si sia preoccupato per me. Grazie di preoccuparti per me, Peter. La prossima volta potresti semplicemente venire con me. Lo sento sospirare, come se stesse affrontando un dilemma. Vuoi tornare alla festa o preferisci tornare a casa? No, andiamocene a casa che è meglio, va. Sta ancora evitando l'argomento della nostra relazione. Ma sono troppo stanca per prendermela con lui. Sono stanca, preferisco tornare. Ma Sara potrebbe preoccuparsi. Devo solo andare ad avvertirla prima. So che non gli piace l'idea. Non è che lui e Sara vadano tanto d'accordo, e praticamente non si sopportano. Mi prende la mano e mi guida attraverso i boschi, con una tale agilità che mi lascia senza parole. Quando vedo le luci dell'accampamento, non posso impedirmi di sospirare di sollievo. Arriviamo di fronte agli altri. Peter mi sta ancora stringendo la mano. Gliela stringo anch'io, ma figuriamoci se gli lascio la mano. Gliela tengo stretta anch'io, rassicurata dalla sua presenza. Sara si precipita verso di me, visibilmente preoccupata. Si volta verso di Peter e aggrotta le sopracciglia. Spero che non discuteremo. Davina, dov'eri? Ero preoccupatissima. Mi sono persa. Mi spiace di averti fatta preoccupare, Sara. Non voglio perdermi in lunghe spiegazioni, specialmente non di fronte a tutti. Sono venuta a dirti che sto bene, ma che tornerò a casa ora. Sono molto stanca. Lei aggrotta nuovamente le sopracciglia, fissando duramente Peter. No, guarda che lui mi ha salvato, quindi. E tu che ci fai qui? Peter risponde allo sguardo. Non sembra essere per niente dell'umore di scherzare. Sono stato invitato anch'io a questa festa. Così sono passato a fare un giro. Per fortuna, direi, dato che non sembravi preoccuparti davvero della tua migliore amica. No, vi prego, non discutete. Di che stai parlando? Certo che ero preoccupata per lei. Sono morta di paura. Se non l'avessi lasciata da sola, non si sarebbe certamente persa nella foresta. Sara apre la bocca, poi la chiude nuovamente. Sembra non sapere cosa rispondere. Abbassa lo sguardo, triste e sentendosi in colpa. La rassicuro. Non preoccuparti, non è colpa tua, Sara. Sono stata una stupida. Lei mi sorride, ma sento che non è davvero convinta. Possiamo andare ora? Annuisco immediatamente perché voglio davvero allontanarmi dagli sguardi della gente. Abbiamo a malapena il tempo di fare due passi, che Loan si para di fronte a noi, i pugni ai fianchi. Sapevo non sarebbe stata cosa facile. Lo accompagno io. Non mi fido di te, Peter. Questo che si mette sempre in mezzo, ma io non lo so, ma che vuole? Ha perso la testa o cosa? Prima che Peter risponda, prendo le redini, infastidita. Non sono una bambina di 5 anni, Loan. Prendo le mie decisioni da sola. E ho deciso di tornare con Peter, che ti piaccia o no. Ora lasciami passare. Loan si acciglia, non sembra abituato al fatto che una ragazza gli risponda a tono. Ma io non sono come le Siamo nel 2018, Loan. Stai al passo. A dire il vero, nel 2019, anzi 2020. Chiaramente non gli piace il mio commento, meno che meno la mia decisione. Mi volto verso Peter, che
che mi sorride calorosamente. I suoi begli occhi verdi brillano d'orgoglio. Io avrei voglia di baciarlo, ma non so se lui accetterà. È così bello alla luce del fuoco. Sono così felice che sia qui con me che vorrei davvero baciarlo. Ma se non voglio dare spettacolo, dovrò accontentarmi di tenergli la mano. Ma secondo me lui non ci bacerebbe però. Fa scivolare le dita tra le mie. Sono fredde, ma stranamente mi scaldano il cuore. Ci avventuriamo per la foresta. Io non riesco a vedere chissà quanto, ma lui sembra sapere dove andare. Arriviamo rapidamente all'uscita del bosco e io sospiro di sollievo. Credo che eviterò i balli nelle foreste per un bel po'. È ancora buio, rabbrividisco. Ho paura. Anche in compagnia di Peter non mi sento totalmente al sicuro di notte in questa foresta. Perché c'era il lupo prima. E poi muoio di freddo. Peter se ne accorge e mi lascia la mano. Deve pensare che il freddo della sua pelle peggiori le cose. Mi sento un po' delusa. Amo il suo contatto. Si leva la giacca di pelle e me la poggia sulle spalle. Ha il suo profumo e la cosa mi scombussola un po'. Il suo odore è squisito e molto particolare. Credo non me ne stuferò mai. Siamo quasi tornati, non preoccuparti. La sua voce profonda e melodiosa riempie il silenzio della notte, riscaldandomi. Grazie ancora, Peter. Non so cosa avrei fatto senza di te. Si volta e noto che ha le sopracciglia aggrottate e le labbra strette. È arrabbiato? La tua preoccupazione mi fa piacere. La prima. Sembra sinceramente turbato, la sua preoccupazione mi tocca. Non posso dargli torto per aver vegliato su di me. Sono chiaramente in torto in questa storia. Sono stata stupida e non ho fatto attenzione. Non ricapiterà. Te lo prometto, Peter. Mi fissa per un momento, senza dire nulla. Poi un piccolo sorriso appare all'angolo della sua bocca perfetta. Adesso ho ancora più voglia di seguirti come un'ombra. Oh, per me puoi fare pure. Perché? Non mi seguivi già dappertutto? Sembra sorpreso, come se avesse appena compreso il significato delle sue stesse parole. Ok, ha parlato senza riflettere. Intendevo, sei sempre così maldestra. Ogni passo che fai mi sembra pericoloso. Sì, vabbè, rigirala così la cosa. Sì, certo, Peter, come no? Si passa una mano fra i capelli, cosa che mi fa capire che si sente davvero a disagio. Sospira. Rientriamo. Va avanti e io lo seguo, un sorrisetto di scherno sulle labbra. Chiaramente a Peter non piace dimostrare i suoi sentimenti. Entriamo velocemente. Peter mi accompagna alla mia camera, si assicura che vada tutto bene, poi svanisce nella sua. Mi stendo sul letto, ancora vestita. Mi rendo conto di essere davvero contenta di essere qui, al maniero. Inizio a considerare questo posto come la mia casa, il mio rifugio. E la cosa mi rende felice. Ok, allora molto bene, io mi fermo momentaneamente qui. Finalmente le cose con Peter sembrano migliorare, andare meglio, quindi speriamo che presto le cose con lui si evolvano positivamente. Io sinceramente non vedo l'ora che scatti il primo bacio, speriamo che succeda presto. Fatemi sapere ovviamente cosa ne pensate voi giù nei commenti, spero che questo episodio vi sia piaciuto, se è così mi raccomando non dimenticatevi di lasciarmi un bel like per sostenere il canale e farmi sapere del vostro apprezzamento. Se non siete iscritti vi ricordo di farlo così non vi perderete i prossimi video e noi ci vediamo in un prossimo gioco. Ciao!